Eh sì, è stata una bellissima serata. Oggi ci siamo incontrati qui a Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica, dove c'è un progetto d'accoglienza sicuramente virtuoso che da tanti anni, e la rete delle comunità solidali ha promosso questa tavola rotonda dal titolo Solidarietà e soccorrere, soprattutto soccorrere. Perché? Perché dopo i fatti di Cutro c'è tanto dolore, tanta sofferenza, ma tanta voglia di porre fine a queste stragi. Quindi oggi è stato un incontro in cui abbiamo ascoltato chi è venuto qui e ce l'ha fatta, abbiamo ascoltato testimonianze di ONG che ci raccontano com'è la vita in mare e cosa fanno quando accolgono e soccorrono i migranti che arrivano da noi, ma soprattutto abbiamo cercato di capire cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare grazie anche all'intervento di Gianfranco Schiavone dell'IX di Trieste, che è un giurista che si occupa da anni di migrazioni, di rappresentanti di enti del terzo settore come Europa Asilo, con la voce del presidente Michele Rossi, e anche attraverso la testimonianza dell'avvocato Lidia Vicchio dell'associazione Don Vincenzo Matrangolo, che con l'ASGI e altre 40 associazioni hanno presentato un esposto per denunciare i fatti della strage di Cutro, perché da come loro hanno raccontato sembra che ci siano delle grosse responsabilità da parte del governo, che questi morti potevano benissimo essere evitati. Quindi noi ci siamo incontrati qui per portare anche rispetto e ricordo e memoria di quello che è successo, ma soprattutto per superare questo stato di cose, perché la situazione al momento è veramente molto preoccupante. Quindi è stato un incontro molto seguito, c'è stato anche il sindaco che ha lasciato una bella testimonianza, e grazie anche all'intervento di Paolo Ciani, che è un deputato della Repubblica Italiana, che è stato con noi fino alla fine e si è preso il compito di portare in Parlamento le nostre testimonianze, di questo lo ringraziamo. Presenteremo un accordo tra la rete delle comunità solidali ed Europa Asilo, che punta proprio a mettere in contatto, in raccordo, gli enti del terzo settore, le amministrazioni comunali, per provare a convergere su questi due temi che sono salvare e accogliere. I temi sono strettamente correlati ed era importante fare questa iniziativa proprio in Calabria dopo quello che è avvenuto a Cutro e dopo tutti i quesiti ai quali ancora non è stata data risposta. Noi come Rete delle Comunità Solidali tra l'altro abbiamo firmato un esposto alla Procura di Crotone proprio per chiedere che si faccia verità, perché quelle vittime meritano giustizia. Di fronte ad un fatto che è quello del salvare la vita umana, non ci possono essere interventi normativi se questi interventi innovativi in qualche modo generano delle violenze su altri uomini. Il diritto comunque e le regole devono essere e sono giuste solo se c'è questo rispetto della persona, dell'umanità. E allora questo elemento è un elemento che deve informare la nostra attività. Non lo facciamo nel nostro piccolo e, ripeto, l'abbiamo voluto fare anche per andare su quella spiaggia, perché andare su quella spiaggia ha significato comunque dire: un pezzo dello Stato è venuto qui, bisognava che ci fossero anche gli altri pezzi dello Stato. In questi anni, anche dopo il 2013 con Mare Nostrum eccetera, la Guardia Costiera e tante parti dello Stato hanno salvato le vite umane e l'hanno fatto volentieri e l'hanno fatto dando un senso alla loro vita e al loro lavoro, e quindi anche questo è drammatico pensare che qualcuno forse gli ha detto di non farlo o qualcuno ha dato norme per cui loro non lo debbano fare, perché è qualcosa che non rientra nei dettami costituzionali. Bisogna da un lato creare dei canali regolari d'ingresso, perché sia i richiedenti asilo che i migranti hanno diritto a poter arrivare in Europa, i richiedenti asilo anche per il diritto internazionale e gli altri perché le migrazioni sono nella storia dell'umanità, e quindi bisogna creare canali regolari per poterlo fare. E poi non bisogna ostacolare il soccorso in mare. In questi anni l'Italia si è contraddistinta spesso per aver salvato tanti, c'è chi affronta dei viaggi tremendi per poter arrivare in Europa
e quindi bisogna far sì che chi può soccorrere debba soccorrere, ad esempio non ostacolando le ONG impegnate nei soccorsi in mare.